Questo è il buio delle nostre notti. Alessia, 11 anni, mia figlia, dorme tutte le notti sotto questa luce. Però di giorno ride, scherza, corre, va con le amiche, va a scuola e ha una vita normale. Ha cominciato a dormire sotto queste luci a 20 giorni. Aveva la bilirubina altissima, me l'hanno strappata dalle mani, i dottori, perché avevano paura per la sua incolumità. Però poi ho incontrato Beatrice, ho incontrato Veglio e ho incontrato altri due o tre Crigler-Najjar, altri due o tre che nascono e dormono sotto queste luci. Abbiamo fondato l'associazione. L'associazione Ci Ami Onlus nasce nel 2001 per la volontà delle famiglie Crigler-Najjar Italia. 5 anni prima della sua reale fondazione avevo organizzato il primo meeting internazionale. A Riccione si sono trovati 20 ricercatori e medici provenienti da tutto il mondo che hanno parlato e che hanno sviscerato tutti gli argomenti che riguardavano la sindrome di Crigler-Najjar. Per la sindrome di Crigler-Najjar non esistono terapie risolutive, esistono solo degli approcci terapeutici. Ovviamente il gold standard per questa patologia è la fototerapia, e cioè questi pazienti devono dormire 8-10 ore sotto una particolare lunghezza d'onda, una luce di una particolare lunghezza d'onda che permette di trasformare la bilirubina indiretta liposolubile in quella che viene chiamata lumirubina, cioè un isomero configurazionale della bilirubina stessa, appunto, fisiologica, che però riesce ad essere comunque eliminata attraverso l'urina o le feci. Io non posso fare niente per Alessia, a parte farle fare la lampada. Il massimo di ore che lei si può permettere durante il sonno, darle qualche medicinale. Ma l'unica cosa che io, mio marito e noi tutti i genitori possiamo fare e darle la serenità di poter vivere tutti i giorni sapendo di non essere diversa dagli altri. Il trapianto di fegato rimane ad oggi l'unica terapia risolutiva, se vogliamo, per questa sindrome, che è comunque una malattia monogenica, e quindi ci si chiede ancora tutt'oggi se è etico scegliere di risolvere in qualche modo il problema della fototerapia andando ad abbracciare però una scelta che poi porta il malato verso un altro problema, che è quello dell'immunosoppressione. E nel momento in cui è nata Alessia, lui voleva fare qualcosa, voleva assolutamente fare il trapianto di fegato, perché pensava che fosse l'unica cosa che poteva aiutare Alessia. E io mi sono assolutamente rifiutata, ho messo un palo grosso come un palo della luce davanti a questa soluzione, perché mi sembrava di condannarla a una situazione senza ritorno. Sicuramente ciò che un paziente vorrebbe avere è un rimedio sicuro e duraturo nel tempo. Per i malati Crigler-Najjar vorrebbe dire lasciarsi alle spalle la fototerapia, riuscire quindi ad avere una qualità di vita migliore. E vorrebbe anche dire però non poter non pensare più al trapianto di fegato e dunque ad una vita legata in tal caso all'immunosoppressione. Vorrebbe dire anche riuscire a credere fermamente nella ricerca, in quello che la ricerca gli può in qualche modo regalare, e quindi forse ad un trapianto di cellule geneticamente corrette. Il numero dei Crigler-Najjar di tipo 1 si contano praticamente su due mani, e se noi andiamo ad aggiungere il tipo 2, in Italia pensiamo si possa fare una valutazione di un malato ogni 2 milioni di abitanti, vale a dire circa 30 malati Crigler-Najjar tra tipo 1 e tipo 2. Condivisione è la parola giusta. Un peso portato condividendolo si fraziona e alla fine vederti con le altre persone che hanno la tua stessa condivisione ti dà gioia. È come non soffrire, oppure soffrire insieme ma senza sentire dolore. Chi è affetto da una malattia rara pensa di essere l'ultimo e l'unico nella società. E riuscire a trovare altre persone che
e condividere e confrontarsi con altre persone è assolutamente necessario. È per questo che nascono le associazioni dei malati rari, proprio per avere la possibilità di confrontarsi all'interno della stessa sindrome. È per questo che si fa rete con le altre associazioni, per poter condividere quelli che sono i bisogni che sono di tutti i malati rari ed eventualmente avere una progettualità che dia la possibilità di sensibilizzare l'opinione pubblica e di interessare le istituzioni a muoversi nel modo giusto. Il ricercatore è un ottimista. Deve gioire dei pochi risultati per far fronte ai numerosi insuccessi. Serve a tante persone, anche a quelle che forse non sanno di poter gioire dei frutti della ricerca. È complicità nel lavoro, è complicità nei dati, è complicità nell'imparare tecniche che poi vengono insegnate ad altri, è complicità anche nei risultati, perché un risultato ottenuto per una patologia può essere utilizzato per altre patologie che hanno caratteristiche simili o comunque uguali. Perché la sindrome di Krieger-Najar potrebbe essere in qualche modo pensata come prototipo per la ricerca? Perché è una malattia monogenica, esiste un modello animale e vi è la capacità sicuramente di poter correggerla dal punto di vista clinico nella sua completa totalità, seppur andando a correggere invece in piccola parte, quindi con una percentuale solo del 10-15% la funzionalità dell'enzima. Questa è una grossa sfida che sicuramente io come paziente ricercatrice ho nel mio cuore, nel mio cervello, raggiungere un obiettivo comune per riuscire un giorno a vivere una vita totalmente normale. L'associazione era nata proprio per i bisogni che le famiglie avevano e questa è diventata sicuramente una risposta per tutti i medici e per tutte le famiglie. Vorrei ringraziare tutte le persone che sono i nostri simpatizzanti, i nostri sostenitori, i soci, le persone che lavorano annualmente e regolarmente per noi. E vorrei veramente abbracciarli tutti, anche se questo non è possibile, perché è grazie a loro che esiste CAMI ed è grazie a loro se riusciamo a fare tutte quelle cose che facciamo annualmente.